La pace e la gioia del Signore sia con tutti noi. Miei cari, nella grazia, questo è una grande gioia. Come inizio della settimana, sentirsi con la gioia del Signore dentro di sé. E questo è una meraviglia, miei cari, nella grazia. Vogliamo iniziare una settimana santa, una settimana particolare degli altri, dedicando più amore, non perché i successi, la vita che sta cambiando, ma perché veramente vogliamo amare il nostro Dio che ci ha portato quel sentimento consapevole che siamo suoi figli. E questa è una grande gioia, miei cari, nella grazia. Vogliamo scrivere il messaggio stamattina. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia. Buongiorno. Dedichiamo questa settimana Dio e Gesù con più e sentimenti. Di gratitudine. Per ciò che abbiamo ottenuto. A Dio sia la gloria.
in Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Santo sei, Signore. Tre volte santo sei. Bene, il messaggio è stato lanciato, giusto il tempo che, ecco, fra qualche istante verrà. Gloria a Dio. Bene. Questo è il messaggio di stamattina. Alleluia. Bene, miei cari, vogliamo chinare il capo e pregare. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita, Signore. Ancora grazie, Signore, come tu ancora stamattina ci hai dato quella gioia di sentirci ancora meglio. E questa è una sensazione meravigliosa, sapere che c'è un Padre che ci ama, ci vuole bene e ci guarisce e ci dà quella sensazione di benessere. Per noi questa è la cosa più bella, più grande e più potente che esiste al mondo. Oh, buon Padre Celeste, stamattina vogliamo dedicare tutto questo amore e questa sensazione di beatitudine e di gratitudine a te, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Ti vogliamo stamattina ancora chiedere nuove unzioni, per poter fare ogni cosa secondo la tua volontà. Sappiamo che, Padre, che ogni cosa che ti chiediamo
se è detta secondo la tua volontà, tu ce la concedi. E questa è la tua volontà. Vogliamo aiutare il tuo popolo, Signore. Abbiamo bisogno forze, abbiamo bisogno rispetto, onore verso gli altri e gli altri verso di noi. Questo ti chiediamo, Signore. Onore. Non perché ce li meritiamo, ma per grazia tua. Perché tu vuoi che i tuoi figli, quello che fanno, vengano grati e gratitudine da una parte e dall'altra. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Padre. Sappiamo certi che da oggi in voi saremo onorati secondo la tua bontà, la tua misericordia. Grazie, Padre. Stamattina ti vogliamo presentare ancora i nostri cari nella grazia, i nostri familiari, tutti, dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo. Benedici ancora mia moglie, benedici i miei figli, benedici mia nuora, la sua gravidanza, benedici ancora il mio genero, fai che possa trovare calma, tranquillità, serenità. Ti prego ancora per suo papà, aiutalo, sostienilo e portalo avanti. Ancora, Padre, benedici i miei nipotini, benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici. Signore, se ne abbia ancora qualcuno che possa diventare migliore dei miei amici. Ti ringrazio, Padre, per questa sensazione di benessere che tu mi doni. Grazie, Padre. Benedici ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono in Sicilia che quelli che sono qua in Germania. Gloria a tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio, ti lodo con tutto il mio cuore, con tutto me stesso. Ancora, Padre, ti voglio presentare tutte le persone che hanno chiesto preghiere in questi giorni, in online. Benedicile tutti, uno per uno, Signore. Non è necessario che ti elenco nome per nome, perché tu hai visto e sai chi ha bisogno di grazie e di guarigione e di ogni cosa. Sì, Padre, so che tu provvederai. Ti ringrazio per ogni cosa. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, mia cara della grazia. Vi saluto nella pace del Signore, come se fossimo qui di presenza, tutti uno vicino all'altro, e con un grande bacio, doppio. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Amen.